Carnet è stata aggredita. Cos'è questa storia? Non crederà che io c'entri qualcosa. Ha dei nemici? Lavoro da un anno su una pratica delicata del gruppo Areva. Può dirci qualcosa in più? Riproglio vuole distruggere D'Areva. Tratta con i cinesi all'insaputa del governo. Lei ha delle prove. Vuole diventare il numero uno al mondo nel nucleare. Se lei parla, non glielo perdoneranno. Mi scusi per il ritardo. Tu resti qui. Fa domande alla direzione, si lamenta con il ministro. Ma chi si crede di essere? Stia attenta. C'è una forte pressione politica sul caso. Sii prudente, stai giocando con i grandi. A parte le sue impronte e quelle dei suoi familiari, non abbiamo trovato nulla. Sono stata violentata. Pensa che si sia inventata tutto? Non esistono aggressioni senza traccia di aggressori. E la cicatrice, allora? Chi me l'ha fatta? È il suo scotch. Non crediamo alla versione di sua moglie. Smetta di dire che è il mio scotch. Non mollerò finché non avrò la loro pelle. Sei ossessionata. È difficile starti vicino quando fai così. È completamente sola. Non lo accetteranno, da una donna soprattutto. Ne stia fuori, è l'ultimo avvertimento. Quello che hai raccontato non ha alcun senso. Non sapeva più come farsi ascoltare. L'hanno abbandonata tutti. È passata dallo status di vittima a quello di indagata. Quell'uomo è pericoloso. Non mi lascerò intimidire da una misera sindacalista venuta dal nulla. Io la farò a pezzi! Non crede che sia durato anche troppo? È meglio se dice la verità. Io non ho mentito.